Ben trovati alla pagina sportiva che iniziamo con la danza, perché da Bottegone abbiamo due campioni del mondo di danza acrobatica. Nei giorni scorsi si è svolta a Cinecittà World, Roma, la Pole and Aerial World Cup. La scuola di danza acrobatica del Bottegone Gemina Academy ha ottenuto risultati eccellenti, vincendo due ori e un bronzo nella specialità tessuti aerei. Angelo De Luca si è laureato campione mondiale nella specialità tessuti aerei Master 40. Carmen Grieco ha ottenuto la medaglia di bronzo nella prova singola, ma si è riscattata nella prova in coppia, vincendo il titolo mondiale con il suo partner Angelo De Luca. È stata un'esperienza entusiasmante e davvero davvero emozionante, perché innanzitutto la location era un qualcosa di spettacolare. Per noi è stata la prima volta in un ambiente del genere ed è stato veramente bellissimo. È stata un'emozione grande sia a livello di gara e quindi proprio doversi esibire davanti a una giuria, come sempre a livello di gara, è sempre piuttosto emozionante. Però in più era tutto molto amplificato, perché ovviamente era un mondiale, ovviamente era una location particolare ed è stato veramente bellissimo. Sicuramente sarà un ricordo che ci portiamo dietro per un bel po'. Diciamo che io sono acerbo di questo sport, ho cominciato da pochissimo, saranno 4 anni, poco più, 4 anni e mezzo. E boh, fortuna, essere portato, sono tante le motivazioni che poi ti portano ad arrivare a questi livelli. È andata bene, e, insomma, l'allenamento è stato quello giusto e siamo arrivati dove siamo adesso. E adesso il basket, domenica arriva a Rimini, gara da vincere per la Giorgio Tesi Group, anche in ottica quarti di Coppa Italia. Il campionato di Serie A2 di basket domenica arriva al giro di boa con la Giorgio Tesi Group, che in una settimana è scesa dal primo al terzo posto in classifica dopo la sconfitta a Bologna contro la Fortitudo. Niente di grave, per carità, però dispiace per un ipotetico titolo di campione d'inverno che avrebbe garantito il quarto di finale di Coppa Italia in casa e con una sfida sicuramente più agevole rispetto ad una terza posizione che vedrebbe biancorossi lontano dal Palacarrara ed in casa probabilmente della forte Vanoli Cremona. Per mantenere comunque la testa della classifica, domenica c'è da battere la Rimini di Jess Johnson, formazione che arriva al Palacarrara con 4 vittorie nelle ultime 5 apparizioni, caduta solo in casa con Cividale e con il quinto miglior attacco del girone rosso. La formazione neopromossa, dopo un inizio traballante con 6 sconfitte e 1 vittoria, si è ripresa ed ora staziona poco sotto la zona playoff al 10° posto. Grande attenzione dovrà essere posta sull'ex Jazz Johnson, miglior realizzatore del girone rosso con 19,3 di media, con il 44% da 3 punti, e la formazione di Brienza, che però rimane la miglior difesa di tutto il campionato. Un test importante per capire la condizione della squadra, sia fisica che mentale, che nelle ultime uscite è apparsa anche in debito di ossigeno. Appuntamento quindi alle ore 18 al Palacarrara, che vedrà anche il ritorno del Teddy Bear Toss, il lancio di peluche in campo al primo canestro di una delle due squadre, con i pupazzetti che saranno poi donati al reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale San Jacopo di Pistoia, diretto dal dottor Rino Agostiniani. E adesso il calcio. La Pistoiese ha comunicato ufficialmente di aver completato lo svincolo dell'attaccante classe 1989 Gaston Ezequiel Corado. A Gaston, si legge nella nota della società arancione, vanno i ringraziamenti per l'impegno profuso nel progetto sportivo e i migliori auguri per il futuro. Questa notizia arriva dopo le cessioni di Raffaele Ortolini al Seregno e di Michael Benassi al Livorno, sempre in Serie D ma in altri gironi. E a proposito di Pistoiese, domenica sarà impegnata a Ravenna. Vi ricordiamo che TVL trasmetterà l'incontro in diretta.
Nel campionato di Serie A di calcio a 5, ieri sera la nuova Comauto Pistoia ha fermato sul pareggio l'Olympus Roma. Nel posticipo dell'undicesima giornata al Pala Carrara è finita 3-3. Al termine di una bella partita, le reti hanno portato la firma di Bebetigno e del brasiliano Guina, autore di una doppietta. Gli arancioni si portano così a quota 7 punti, a meno 5 dalla zona salvezza. A questo proposito, sabato gli arancioni saranno impegnati nell'importante trasferta di Melilli in Sicilia. Per quanto riguarda lo sport è tutto, ci vediamo tra poco per le ultime eventuali notizie di cronaca.